Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video per la Pupa nell'Academy. Oggi parliamo di kit da nail art e in particolar modo parliamo dei Juice Fruits. Vi mostro i kit che sono disponibili, quindi le varie colorazioni e i vari fruttini, in modo che abbiate appunto un'idea completa della gamma. Vi lascio subito al procedimento della nail art sperando che possa piacervi. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao! Vediamo prima di tutto come realizzare appunto la French con il fruttino. Diamo su tutte le unghie una passata di base ultra rinforzante. Dopodiché prendiamo il Lasting Color contenuto nel kit numero 003 dei Juice Fruit e realizziamo su tutte le unghie una French, tranne che sull'anulare dove daremo una passata uniforme su tutta l'unghia. Per fare la French, prendiamo direttamente il pennellino dello smalto e andiamo in questo modo. Prendiamo un fruttino con l'apposito applicatore leggermente con la punta bagnata e lo tagliamo. Una volta tagliato, prendiamo il fissatore brillante smalto e ne mettiamo una punta qua in alto. Riprendiamo l'applicatore con la punta leggermente bagnata in modo che prenda appunto il fruttino e lo posizioniamo in questo modo, facendolo ben aderire tutto allo smalto trasparente in modo che si fissi e rimanga appunto attaccato. Prendiamo ora il dotter e dello smalto bianco. Prendiamo il colore con la punta più fine del dotter e realizziamo i pois lungo tutta la linea della French. Questo è il risultato. E adesso, mentre aspettiamo che appunto il tutto si asciughi, andiamo a realizzare il bicchiere da cocktail sull'anulare. Per realizzare il bicchiere da cocktail ci servirà il pennellino dalla punta fine, del colore acrilico nero, uno smalto azzurro, io in questo caso utilizzo il numero 077 dei nuovi Lasting Color Gel. E di nuovo lo smalto bianco. Diluiamo un po' l'acrilico nero e poi procediamo col decoro. Realizziamo prima la base del bicchiere. Quindi facciamo semplicemente una righetta in questo modo. Dopodiché realizziamo una riga che farà appunto il calice. E infine un triangolino in questo modo che rappresenterà proprio appunto il bicchiere. Dopodiché prendiamo lo smalto celeste e coloriamo all'interno del bicchiere. Con lo smalto giallo ho realizzato una sorta di piccola cannuccia per dare un po' di colore. Adesso per completare facciamo prima dei pois bianchi all'interno del bicchiere. E poi qua al lato in alto metteremo metà fruttino per fare appunto la frutta che esce dal bicchiere. Prendiamo il fissatore e facciamo appunto un po' qua al lato dove faremo aderire il fruttino. L'ho tagliato ovviamente piccolo piccolo in modo che sia più o meno un po' proporzionato al bicchiere, anche se ovviamente le decorazioni molte volte sono anche più grandi dei bicchieri, però metterlo a metà come le ho messe qua era troppo. Siccome non volevo fare un bicchiere enorme, ho cercato di appunto ridurre il pezzettino di fimo di
il frutto in fimo per essere più proporzionato. Per richiamare infine i pois che ho fatto nelle altre unghie, realizziamo anche dei pois sparsi all'interno dell'unghia dell'anulare. Questo è il risultato finale. Volendo potete anche evitare i pois, io li ho fatti appunto per richiamare anche i pois fatti sulle altre unghie e per dare ancora un po' più di briola nell'arte, quindi magari proprio a ricordare le bollicine del cocktail che abbiamo realizzato. Una volta appunto che tutto sarà asciutto, per finire la nail art, come sempre daremo una bella passata di fissatore brillante smalto in modo da farla durare di più e rendere il tutto più luminoso. Sperando che vi sia piaciuto e sia tutto chiaro, vi mando un bacio grande e vi aspetto alla prossima. Ciao!